Buongiorno amici e bentornati. Io sono Pog, la vostra guida turistica intergalattica. Dove vi piacerebbe andare oggi? Ottima scelta! Imposto subito la destinazione. Eccoci arrivati. Questa alle mie spalle, miei piccoli terrestri, è la Grande Muraglia Cinese, una delle sette meraviglie del mondo moderno, considerata simbolo della Cina e della sua storia millenaria. Rappresenta e celebra l'unificazione dell'impero cinese. Infatti, non è stata costruita dal nulla, ma collegando le fortificazioni a difesa dei confini degli stati feudali che, nei secoli precedenti, avevano lottato per la supremazia. Il merito di tutto questo, circa 2000 anni fa, è stato del primo imperatore della dinastia Qin, che decise di unire il territorio sotto un unico grande impero. Ma se da un lato è il simbolo dell'unione, dall'altro rappresenta la separazione della Cina dal resto del mondo, mettendo in evidenza le misure difensive prese dalla nazione pur di proteggersi dagli invasori. Pensate, negli anni 30 del secolo scorso, il governo cinese pensò addirittura di trasformarla in una sorta di autostrada. Ma il progetto andò in fumo, in quanto decisamente poco percorribile. Anche se incredibile, guidare sulla muraglia è stato legale fino al 2006, pochissimi anni fa. Patrimonio UNESCO dal 1987, la muraglia si snoda come un enorme drago su e giù per le montagne, attraversando deserti e praterie. Pensate amici, è lunga 21.196,18 km, più o meno l'equivalente di ben 176 campi da calcio, in fila uno dopo l'altro. A proposito, secondo voi è vero che è possibile vederla dallo spazio ad occhio nudo? Restate con me e prima di salutarvi vi svelerò il mistero della visibilità della Grande Muraglia Cinese. È stata costruita con diversi materiali, pietre, terra, sabbia, mattoni, trasportati a mano, sui carri, sul dorso degli animali e persino trascinati con delle corde. Il progetto di costruzione è, ad oggi, uno dei più imponenti in termini di tempo, costi e forza lavoro. Sono oltre 20 le dinastie della lunghissima storia cinese ad aver contribuito alla sua edificazione. Per molti però, partecipare alla costruzione era una punizione. Una delle condanne previste dalla Cina imperiale di allora era proprio essere condannati alla costruzione della muraglia. Cosa? Volete visitarla tutta? Beh, dovreste avere a disposizione almeno 18 mesi di tempo. La muraglia, infatti, misura circa 1,6 volte il diametro del nostro pianeta. Inizia il suo percorso con il passo di Jiayuguan, nella provincia di Gansu, e finisce a Wushan, nella provincia del Liaoning, nel nord-est del paese, incontrando anche il mare a Shanaiguan. In poche parole, attraversa 15 province della Cina settentrionale e si avvicina anche abbastanza a Pechino, la terza città del mondo per abitanti. Ora capite perché è considerata capolavoro di ingegneria difensiva antica, per importanza storica e per grandezza architettonica, ma non solo. La muraglia è considerata anche un simbolo dei valori del popolo cinese. Lo stesso Mao Zedong, avete presente quell'uomo tutto d'un pezzo, rivoluzionario cinese, governatore e portavoce del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte? Ecco, una volta disse: non sei un vero uomo se non sali sulla Grande Muraglia. Io ci sono salito, ma non sono proprio un uomo. Scherzavo, in senso figurato. E questa sua famosa frase, infatti, significa che per raggiungere i propri obiettivi bisogna attraversare numerose difficoltà, con coraggio, senso del lavoro e del sacrificio.
caratteristiche proprie del popolo cinese. La muraglia continua ad essere uno dei siti più visitati al mondo e ad affascinare turisti di ogni dove ed amanti della fotografia. Le stagioni migliori per visitarla sono senza dubbio la primavera e l'autunno. Aprile e maggio regalano sulle montagne di Pechino una temperatura fresca e mite, e la vegetazione in pieno risveglio rende il paesaggio attorno a dir poco favoloso. Ma il momento più consigliato per ammirare questa meraviglia è senza dubbio l'autunno, quando i monti vengono pennellati di rosso, giallo e marrone, in contrasto col grigio pallore della muraglia. In inverno? Beh, di certo suggestivo vederla ricoperta di neve. Brrr, avete presente quanto è gelido il freddo cinese? La Grande Muraglia è un bene da tutelare. A causa dell'erosione naturale, infatti, purtroppo diversi tratti sono andati perduti. Per questo, per prevenire la perdita di ulteriori parti di questo inestimabile tesoro, il governo ha deciso di creare un fondo per il mantenimento, la protezione e la ristrutturazione. Ma anche ognuno di noi, nel suo piccolo, può dare un contributo. Se vi capita di recarvi qui in visita, non lasciate rifiuti, non danneggiatela e soprattutto non portate via pezzi di mattoni. È illegale! Sapete che la muraglia è in parte sommersa? In alcuni punti, rispetto a quando fu costruita, si è verificato nel tempo un innalzamento del livello del mare e dei laghi. Per questo motivo diverse parti della muraglia ora si trovano sott'acqua. Come fare per visitarle? A meno che non siate pesci dotati di branchie, l'unico modo è armarsi di bombole e pinne e immergersi assieme ai sub. A proposito di vita sott'acqua, nonostante non sia mai servita a granché dal punto di vista difensivo, per esempio non è mai riuscita a fermare il famigerato condottiero mongolo Genghis Khan nel XIII secolo, infatti egli conquistò la Cina dando origine alla dinastia Han, nei secoli la muraglia ha prodotto degli effetti sul territorio. Volete sapere in che modo? Gli organismi viventi in ciascun lato sommerso hanno potuto riprodursi per forza di cose solo con quelli presenti nello stesso lato, dando così origine a una divergenza genetica, motivo per il quale alcune specie vegetali e animali vivono da una parte della muraglia e non dall'altra. Oh, si è fatto tardi a quanto pare. Come? Volete sapere la risposta? A quale domanda? Ah, se è vero che la muraglia si può vedere dallo spazio ad occhio nudo. Ebbene, tenetevi forte. In realtà, si tratta solo di una leggenda. Nata nell'Ottocento, quando ancora nessun uomo aveva messo piede fuori dalla terra. Beh, se aveste chiesto a me, ve lo avrei potuto dire. Anche se lunga migliaia di chilometri, la Grande Muraglia non è molto larga. Quindi, già a un centinaio di chilometri di altezza, non risulta più visibile. Ma adesso è proprio ora di ripartire. Bene, piccoli amici, spero che questo viaggio insieme vi sia piaciuto. E adesso, dove volete che vi porti la vostra guida intergalattica preferita? O meglio ancora, quale dove e quando vi piacerebbe visitare? Oh sì, davvero un'ottima scelta! Imposto subito la destinazione.